io sto battagliando con questo però. Allora, buonasera a tutti. Eh, questa, questa sera ho deciso di parlare di questo argomento che eh, coinvolge la Terra e coinvolge l'astronomia, perché è un argomento di cui si parla moltissimo ultimamente, di cambiamenti climatici, la Terra, eccetera. E, e questo è un argomento che mi ha incuriosito e allora ho deciso di, di affrontarlo. No, sto combattendo con un ritorno di audio che non riesco a eliminare, per cui spero che non dia disturbo. E eh no, ma perché mi esce dal computer anche se ho tolto l'audio, però l'ho messo al minimo, l'ho tolto e continua a uscire. Vabbè, Vabbè se, speriamo che non dia disturbo. Allora, eh, parli, parliamo di cambiamenti climatici e ben sappiamo da, da quando eravamo ancora a, a scuola che nel passato del, della Terra, anche recente, stato, eh, ci sono state delle glaciazioni, ci sono state delle glaciazioni che hanno ricoperto in gran parte, eh, come vediamo in, questa, in, questa, in questo disegno. Gran parte dell'Europa del Nord, la Scandinavia e sono state molto, molto grandi anche eh, su, nella no, zona italiana, sulle Alpi. Come è vero che tutti i ghiacciai che c'erano hanno scavato, hanno dato origine ai, ai più grandi laghi che conosciamo, tipo Lago Maggiore, Lago di Garda, eccetera, che sono tutti i laghi di origine glaciale. Si sa che nel, nel, nel passato ci sono stati diversi periodi glaciali, periodi in cui i ghiacchi si sono esparsi. Le glaciazioni più recenti, più, più, più conosciute, sono quella eh, detta RIS, che fra 347.000 e 118.000 anni fa, quindi siamo nel passato, però eh, l'uomo sapiens era già, eh, esisteva già e iniziava a uscire dall'Africa. E la più recente è quella di Wurm, che eh, si è conclusa poco, relativamente poco tempo fa, 11.700 anni fa. Quindi, poco prima che eh, ci fosse l'esplosione della nostra civiltà. Quindi, gli uomini, il Neanderthal e gli l'Homo sapiens, hanno vissuto in un'Europa che vediamo era molto diversa da come la, la conosciamo oggi gran parte del nord era appunto coperto di ghiacci il mare del nord siccome il livello del mare era più basso eh, praticamente non esisteva era tutto un terreno che congiungeva l'europa del nord con la gran bretagna l'adriatico eh, era iniziava praticamente all'altezza dell'italia centrale perché il livello del mare era più basso Quindi, Sappiamo che eh, il clima in passato era, era più freddo e c'era la presenza di, di più ghiaccio. Una cosa che si sta facendo con diversi eh, studi proprio anche di eh, geologi, glaciologi, eh, esperti di atmosfera e così via è andare a confrontare le eh, immagini che ci sono delle, delle riprese nelle monta sulle montagne nostre, diciamo, o all'albori della fotografia o con le prime missioni di esplorazione che, che avevano l'obiettivo appunto di eh, andare a fotografare e esplorare le montagne e confrontarle, l'obiettivo è confrontarle con, con quello che vediamo oggi. Ci sono diversi progetti sulle Alpi, ma un po' su tutte le montagne che hanno esplorato il Caucaso, il Caracorum, nel Malaya, anche Nord America, eccetera. Di truppe che sono partite sono andate proprio a, eh, avendo vecchie fotografie, sono andate a ricostruire esattamente, a cercare il punto nel quale erano state scattate e riprendere le, le stesse immagini dalla stessa esatta posizione per confrontarle e vedere cosa c'è cosa di diverso. E vediamo che ci sono tante cose diverse. Per esempio questa è una fotografia del ghiacciaio della Marmolada. Vedete che nel 1910, eh, all'inizio del, poco prima della Prima Guerra Mondiale, quando il, ter, il territorio era ancora austriaco, il ghiacciaio era molto più ampio rispetto a quello che vediamo oggi. Eh, Vediamo per esempio fra queste due creste oggi c'è un, una valle, praticamente, qui invece era tutto il ghiacciaio che scendeva molto, molto in profondità. Eh, questa cresta che qui si, si staglia nettamente dal ghiacciaio, cento anni fa non, non si vedeva, era completamente sepolta da, dal ghiaccio. Tanto per dire, que quest'estate, quando c'è stato il crollo del, del ghiacciaio. La, la porzione che si è staccata è, è proprio qui, è un, in questa lingua di ghiaccio. Cento anni fa, vedete che sarebbe stato impossibile che crollasse perché era completamente coperto di, di ghiaccio e quindi non poteva proprio muoversi quel tratto di, di ghiacciaio. Una cosa che è simpatica che ho trovato è che proprio sulla marmolada... Eh, c'è un ricovero che è il più antico che sia stato costruito, una sorta di rifugio che era stato costruito alla fine dell'Ottocento. Eh, c'è una fotografia del 1875 e se lo guardiamo oggi, lo vediamo nel circoletto, è in una posizione praticamente inaccessibile. Vedete che eh, è un ricovero scavato nella roccia, però nessuno lo utilizza più perché è, si... Bisognerebbe o salire sulla, sulla cresta di sopra e calarsi, oppure bisognerebbe arrampicarsi su una parete che è praticamente verticale. E qualcuno si può chiedere: ma perché hanno costruito lì, in una posizione così scomoda, il, questo, questo ricovero? E, la risposta è facile e si trova in questa fotografia. Vedete che nel 1875. Il ghiacciaio era molto molto più alto, era alcune decine di metri più spesso, e quindi il ricovero era a pochi metri dal bordo del ghiacciaio. Oggi il, il ghiacciaio è so, 30-40 metri più in basso. Quindi questo è tutto spessore di ghiaccio che si è perso in poco più di un secolo. Ci sono anche. Altre eh, testimonianze di come è cambiato l'aspetto. Vedete che questo qui, eh, andiamo un pochino più indietro, è un dipinto del 1826, confrontato con una fotografia della stessa zona ripresa nel 2018. E vedete, qui c'era una lunghissima lingua di ghiaccio che scendeva da, dalla montagna e arrivava fino a, al limite dei paccoli. E ora qui eh, vediamo proprio la morena che è stata lasciata con il segno evidente de, delle rocce delle, della pietraia, e il ghiaccio è nettamente più in alto ed è molto più ridotto. Ci sono anche altri esempi. Qui ho portato degli esempi delle montagne delle nostre, delle Alpi, però eh, ci sono progetti analoghi anche se andate su internet dove ci sono confronti con montagne di, di tutto il mondo. E il ghiacciaio dei forni nel gruppo del, dell'Orte Escevedale, in questa foto che è del 1887, presa ancora da, da Sella, eh, vedete qui questa valle completamente a, eh, piena di, di ghiaccio, ricoperta totalmente di ghiaccio, oggi è una valle in cui si vede... Il chiaro il segno qui dove arrivava il ghiacciaio ma c'è un fiume c'è una strada la vegetazione sta riconquistando il terreno che è rimasto scoperto altri esempi ho preso il pizzo bernina guardate queste lingue di ghiaccio che scendono che si uniscono e scendono a valle questa del 1910 questa foto Oggi eh, il ghiacciaio è lassù in cima e non ce ne sono più molti, sì. Quindi, che negli ultimi cento anni il, eh, il clima sia cambiato, sia diventato più caldo e gli acciai si siano sciolti, questo qui è diciamo un elemento chiaro, e incontrovertibile. E possiamo però studiare il clima anche in periodi precedenti. Eh, è possibile fare dei carotaggi dei ghiacciai della Groenlandia o eh, dell'Antartide principalmente e si può andare a estrarre quelle che vengono dette carote di ghiaccio, cioè dei cilindri di ghiaccio molto profondi che conservano le tracce di com'era il clima nel passato perché il ghiaccio si è formato depositandosi anno dopo anno la neve e quindi andando a studiare queste carote ne, nelle varie profondità si vede com'era il clima nel passato. Si può ricostruire l'entità delle precipitazioni e la cosa interessante è che questa neve che, se, che si è depositata piano piano è stata schiacciata dagli strati su, successivi ha intrappolato delle piccole bolle di, di aria. Queste bolle di aria sono rimaste intrappolate dentro il ghiaccio e quindi adesso si trovano a, alle varie profondità. Questo è importante perché queste qui sono delle vere e proprie capsule di aria del passato che oggi possiamo guardare ad analizzare. Quindi possiamo sapere com'era l'atmosfera, la, com'era composta l'atmosfera. Nel passato e possiamo andare indietro di migliaia e migliaia di anni. Quindi possiamo ricostruire il, il clima del passato anche di migliaia o centinaia di migliaia di anni fa. C'è una cosa che è abbastanza eh, importante da notare che eh, abbiamo visto che c'era le, le, il periodo glaciale prima di 11.000 uh, anni fa. E se guardiamo, in quel periodo comunque c'erano variazioni del clima piuttosto rapide. Cioè era un periodo molto più freddo, la temperatura media era nettamente minore di oggi, ma all'interno di questo periodo glaciale c'erano momenti in cui il, le temperature salivano o, o scendevano. Invece la cosa molto interessante, che forse non è una coincidenza, è che a partire da circa 10-11 mila anni fa, il clima diventa più caldo, termina la glaciazione, ma il clima diventa anche molto più stabile. Nell'Olocene, che è l'ultimo periodo, quello nel quale stiamo vivendo, il, il clima, oltre a essere più caldo, è più stabile. E questo forse non è un caso il fatto che sia nata la nostra civiltà perché eh, l'agricoltura è potuta nascere proprio perché il clima era prevedibile cioè erano prevedibili le stagioni calde era prevedibile la stagione delle piogge quindi era possibile da eh, avere anche delle città perché il clima aveva una sua ripetitività questo è, è importantissimo per vedere come noi siamo abituati a conoscere il clima nel quale ci muoviamo e nel quale viviamo se si va più indietro nel nel tempo si può sempre attraverso i, i ghiacci appunto del, dell'antartide e della groenlandia si può ricostruire una due cose importanti la temperatura del, del passato del, della terra che qui è indicata in blu e appunto sfruttando quelle ehm, piccole bolle di gas di atmosfera che sono intrappolate nel ghiaccio è possibile analizzare il ghiaccio ed è possibile analizzare la composizione dell'atmosfera e la cosa che, che si nota è che la presenza dell'anidride carbonica quindi della CO2 segue esattamente lo stesso andamento della temperatura della Terra. Vedete che quando la temperatura sale, la CO2 è più alta, quando la CO2 è più bassa, la temperatura scende. È il famoso effetto serra legato al, alla CO2. La cosa veramente anomala che vediamo, che intravediamo qui sull'estrema destra, è l'aumento della, della quantità di CO2 nell'atmosfera che registriamo nell'ultimo secolo. Mediamente, negli ultimi 800.000 anni siamo rimasti fra le 200 e 280 circa parti per milione di CO2 in atmosfera. Che è poco, è poco come quantità, perché sono 280 parti su un milione ma la CO2 ha un forte effetto serra e quindi è sufficiente a riscaldare parecchio l'atmosfera eh, complessivamente. Siamo arrivati a 120 per milione e da queste analisi che si sono fatte negli ultimi 3-4 milioni di anni non è mai successo che la CO2 fosse così alta in atmosfera. Questa è una ricostruzione ancora più lunga, diciamo, degli ultimi 65 milioni di anni. E la cosa che è interessante da notare è questa. Eh, la temperatura che abbiamo oggi è per, per, relativamente fredda. Chi, pur essendo adatto a noi, alla nostra vita, alla nostra civiltà, è nettamente più, più freddo di che era una cinquantina, 60 milioni di anni fa, con una temperatura che era arrivata a, addirittura a una decina di gradi superiore a quella di oggi. Il motivo per cui si parla di eh, coccodrilli al polo nord, perché in effetti in quel periodo le zone della Siberia, del, del Canada settentrionale erano molto più calde e lì si trovano i resti di animali simili ai coccodrilli, una flora tipo quella che abbiamo ai tropici oggi, che però era alle altissime latitudini. Il clima della Terra era molto più caldo. Vedete che poi piano piano la temperatura è scesa nell'arco di milioni di anni e oggi abbiamo la temperatura che conosciamo. Um, questa qui, vedete questo punto che, su cui torniamo fra un attimo, è eh, il paleocene eocene thermal maximum, è stato chiamato o PET, è un massimo di temperatura che si è registrato in quel periodo ed è un, quello che dal punto di vista geologico e climatologico viene considerato un, un, un evento parossistico. cioè un, un riscaldamento estremamente rapido e violento della dell'atmosfera. La cosa, però, che diciamo che, che ci che dobbiamo considerare è che questo evento, considerato estremo e parossistico, eh, ha visto un aumento di temperatura di circa un grado ogni mille anni. Quindi, questo, questo è stato considerato Parossistico, cioè un evento violento, rapido. Oggi abbiamo un riscaldamento della Terra che è di circa un grado in 100 anni, quindi il riscaldamento che vediamo oggi è 10 volte più veloce, più rapido di quell'evento che, eh, che è considerato già un, un evento eh, estremo. Andando più indietro ancora nel tempo, ci sono eh, due momenti, almeno due momenti, in cui invece il clima della Terra è molto più freddo di quello di oggi. Ci sono i, i momenti in cui si dice che la Terra diventa a palla di neve, cioè il clima diventa molto più rigido, molto più freddo, i ghiacci si estendono moltissimo e eh, ghiaccia l'acqua e il mare, l'oceano addirittura. Una prima eh, traccia c'è 2 miliardi e 400 milioni di anni fa, un secondo episodio 630 milioni di anni fa. Eh, diciamo che la cosa che è, che è importante è capire appunto che la Terra è un sistema estremamente complesso e in questo gioco di Cambiamento del, del clima giocano molti fattori, i fattori geologici, l'atmosfera, eh, l'irraggiamento solare, e la composizione dell'atmosfera, i, i movimenti dei mari, la forma degli oceani e via dicendo. Teniamo presente che eh, il Sole due miliardi e mezzo di anni fa aveva un'emissione minore di quella che ha oggi cioè nella sua evoluzione il Sole si è eh, formato e eh, all'inizio della sua 4 miliardi di anni fa aveva un irraggiamento che era circa il 30% inferiore rispetto a quello di oggi. ciò nonostante la Terra è riuscita a conservare una temperatura che tutto sommato è abbastanza sta rimasta quasi costante, con un po' di oscillazioni, però nell'arco di 4 miliardi di anni eh, è riuscita a conservare una temperatura quasi costante, nonostante questo ca grosso cambiamento nella potenza che viene irradiata dal Sole e nella fortissima variazione della, della composizione della eh, dell'atmosfera. Dell diciamo che. 630 milioni di anni fa c'è stata un po' la svolta quando è finito questo periodo di palla di neve c'è stata poi l'esplosione subito dopo l'esplosione del, della vita come conosciamo praticamente oggi fino a quel momento era relegata a esseri più, più semplici e che vivevano in mare vi dicevo che eh, ci, ci sono nell'arco dell'esistenza dell della Terra, ci sono tanti fattori che hanno influito sul, sul clima. Uno di questi è, è, è l'albedo. Eh, noi sappiamo che eh, riceviamo dalla, dal Sole una certa quantità di potenza, quindi di calore, di, e una parte viene riflessa dal, dalla Terra verso, direttamente verso le stelle. Lo vediamo bene in questa immagine, le zone polari tipo l'Antartide sono bianche, quindi hanno un albedo molto alto, intorno a 0,8, cose del genere, i mari e le foreste hanno albedo molto più bassa, quindi significa che raccolgono e trattengono molta, molta della radiazione che ricevono. Eh, L'albedo a livello, mh, diciamo... Di tutta la, la, la Terra è importante perché ci dice quanta radiazione viene rispedita nello spazio, il calore che rimane viene ridistribuito attraverso l'atmosfera, le correnti dei mari, le correnti oceaniche. Quindi abbiamo, conosciamo per esempio la corrente del Golfo che va a riscaldare le alte latitudini, quindi c'è comunque un processo di ridistribuzione. Una cosa che è importante è appunto l'effetto serra, che è legato anche al, al vedo, eh, diciamo, nel determinare la temperatura che abbiamo eh, sulla Terra. Noi riceviamo dal Sole una certa quantità di radiazione che raggiunge il. il l'atmosfera è praticamente trasparente alla radiazione solare almeno per la parte preponderante del visibile e quella del, del vicino infrarosso quello che ci scalda il terreno i mari si scaldano riemettono una certa quantità di calore verso l'esterno è chiaro che poi la terra è in equilibrio perché non aumenta non diminuisce la sua temperatura però nell'atmosfera sono presenti dei gas che hanno la capacità di trattenere una parte della radiazione che ricevono dal terreno. La radiazione che ricevono dal terreno ha una lunghezza d'onda diversa da quella con cui arriva, per cui ci questi gas, che sono principalmente l'anidride carbonica e il metano, sono... Trasparenti alla radiazione quando arriva da, dal Sole non lo sono più quando invece la radiazione è quella che dalla superficie terrestre cerca di uscire. Quindi una parte di calore viene trattenuto nell'atmosfera, la CO2 e il metano assorbono questo calore e lo riemettono, però lo riemettono una parte verso, di nuovo verso la Terra e una parte verso l'esterno. Quindi la componente di riemissione che torna verso Terra contribuisce a riscaldare ulteriormente il, il terreno e quindi la superficie terrestre. Diciamo che noi ultimamente sentiamo parlare molto male dell'effetto Serra, in realtà ed è vero, vediamo fra poco cosa sta succedendo, però è fondamentale l'effetto Serra perché se non ci fosse, la temperatura media della Terra sarebbe di 18 gradi sotto zero. Quindi la Terra sarebbe effettivamente completamente ghiacciata. Se uno fa i conti, eh, la radiazione che riceviamo dal Sole non sarebbe sufficiente a mantenere la temperatura che conosciamo. Quindi un po' di effetto serra serve, è fondamentale addirittura. Ci riscalda per 33 gradi, quindi porta la temperatura media della Terra da meno 18 a più, 5, a più 15, quindi 33 gradi in più. Per le variazioni di eh, del clima, ci sono delle sorgenti che sono astronomiche e che sono eh, principalmente la variazione dell'orbita. Uh, e anche dell'inclinazione dell'asse terrestre e la variazione della radiazione solare. Ora, uh, da quando sono stati messi in orbita negli anni 60 i primi satelliti per studiare il Sole, si è subito cercato di misurare la radiazione solare, perché si sapeva già che c'erano variazioni anche uh, del clima. Si, e si voleva capire se queste variazioni del clima erano legate a una variazione della quantità di, di, di radiazione che riceviamo dal Sole. E questo qui diciamo che non, non è così. Cioè, la radiazione solare è veramente costante. Nell'arco del ciclo un decennale del Sole vi una variazione di circa un Watt su 1360. Quindi la variazione. Dell'emissione solare in questi ultimi 60 anni non c'è stata, di fatto. Quindi eh, le variazioni del clima che vediamo oggi non sono legate a una variazione della quantità di, di luce che riceviamo e di potenza che riceviamo dal Sole. È importante invece la variazione dell'eccentricità della Terra, della de, dell'orbita della Terra, anche se non sembra. È importante anche la variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre. Oh, qui ho fatto un piccolo grafico per vedere giocando, per vedere come, va, come sta variando l'orbita terrestre. Eh, allora, questa qui è le, ne, negli ultimi diciamo mille anni. Dall'anno 1000 fino all'anno 2400, vedete che l'eccentricità della Terra sta leggermente leggermente diminuendo. Stiamo parlando di frazioni minime, sono indicate qui. Oggi è 0,10167, mille anni fa era intorno a 0,171, e tende leggermente a diminuire. Di conseguenza cambia leggermente la distanza al perielio e la distanza all'afelio. Però, vedete, le variazioni sono veramente minime. Sono l'escursione che c'è: diciamo che fra felio e perielio nel corso di ogni anno la Terra passa da uno estremo all'altro, mentre queste variazioni sono proprio piccole, piccole, minime. Questo invece come cambia? l'inclinazione dell'asse terrestre nel, negli ultimi migliaia di anni e come cambierà eh, non cambia molto però diciamo 8.000 anni eh, circa 8.000 anni fa era circa 24,2 gradi oggi siamo a 23 e qualcosa e tenderà a essere 22 qualcosa quindi eh, come? Si, si, rad, si raddrizza leggermente si raddrizza quindi le variazioni ci sono non sono molto rapide non sono molto forti l'asse terrestre è abbastanza stabile eh, diciamo per, per effetti mareali con la luna tende a essere molto molto stabile una cosa importante è eh, la precessione degli equinozi ecco Combinata anche appunto con le variazioni di inclinazione dell'asse. Ora, in prima battuta può sembrare una, una qualcosa di ininfluente o trascurabile, no? Noi sappiamo che eh, l'asse terrestre punta in questo momento praticamente verso la stella polare, però compie un, un, un cerchio nell'arco di circa 26.000 anni. Punta in direzioni diverse. Però pur mantenendo l'inclinazione dell'asse terrestre praticamente uguale. Ora uno ci, si può chiedere: ma come può influire sul clima il fatto che l'asse terrestre punti in una direzione anziché nell'altra? Perché, insomma, che punti verso Vega o che punti verso la stella polare, è sempre quella l'inclinazione. E in realtà è leggermente. c'entra, perché. Questo è combinato col fatto che l'orbita terrestre non è perfettamente circolare. Cioè, per esempio, sappiamo che è leggermente ellittica, l'abbiamo visto prima e sappiamo che eh, praticamente in, in coincidenza con il solstizio invernale che è il, appunto il 21 di, di dicembre la Terra si trova al perielio, cioè nel punto più vicino al Sole, ci passa intorno al 3-4 di gennaio, quindi praticamente quasi nello stesso momento. Quando da noi c'è il solstizio estivo, eh, ai, ai primi di luglio la, la Terra si trova nel punto più lontano dal Sole. Questo è importante perché. Eh, Diciamo che questo, questo ci fa, fa sì che nella stagione invernale, sull'emisfero nord, che è quello dove ci sono maggiori terre emerse, per esempio, l'estate è un po' meno calda di come potrebbe essere nel se invece la Terra si trovasse eh, al solstizio quando è più vicina al Sole. Cioè, lo vediamo in, in queste immagini, no? Quando noi abbiamo il. Allora, abbiamo la Terra che è nel punto più lontano dal Sole, trova l'emisfero nord che è più rivolto verso il Sole. Però, questo succede quando la Terra è più lontana: fra circa eh, 12-13 mila anni. L'emisfero nord si troverà rivolto verso il sole al sostizio d'estate nel momento in cui la Terra è più vicina al sole, quindi sarà leggermente più caldo l'estate e sarà più fredda l'estate e l'inverno nell'emisfero nell sud. Siccome le, le Terre emerse non so, sono prevalentemente nell'emisfero nord, questo vuol dire che alle alte latitudini della Siberia, del Canada, eccetera, ci sarà meno possibilità di accumulare ghiaccio d'estate, perché trovando delle estati più calde, i ghiacci, le neve che cadono nell'inverno nell'estate scioglie e quindi più scarsità di ghiacciai nell'emisfero nord. Questo diciamo che è un effetto sul clima che in prima battuta uno potrebbe non immaginare, perché dice: ma in fondo che eh, L'asta terrestre punta in una direzione o nell'altra, l'inclinazione è sempre la stessa. Però non è così, perché eh, le estati possono essere più calde o, o meno. E qui veniamo al minimo di Maunder, che è l'aspetto più astronomico legato al ciclo solare. Eh, A fine dell'Ottocento, in eh, due articoli, prima Sporer e successivamente Maunder si sono accorti che c'era stato un periodo di circa 70 anni, fra nella seconda metà del Seicento all'inizio del Settecento, in cui c'erano registrate pochissime macchie solari. Cioè, nell'osservazione del Sole non si erano viste macchie solari. Eh, loro approfondiscono le registrazioni perché la prima idea era che in realtà le macchie ci fossero e nessuno le avesse osservate. Invece confrontano per esempio eh, i disegni della corona solare ripresi durante l'eclissi in quel periodo e vedono una corona che è molto meno estesa. Ci sono misure di, di osservatori che guardavano, osservavano il sole e che registravano proprio l'assenza di macchie. Quindi loro si accorgono che effettivamente in quel periodo le macchie non c'erano, ce n'erano pochissime. Eh, per, per circa metà di tutto il periodo, che è una settantina d'anni, eh, nell'emisfero nord del Sole praticamente non si sono osservate macchie. E... E anche i gruppi di macchie erano pochissimi e molto rari. Questo, qui, è una ricostruzione, diciamo con le varie osservazioni anche più recenti, del numero di macchie solari registrate negli ultimi 400 anni. Vedete che dal metà del 1700 in avanti c'è il, il classico periodo undecennale del delle macchie solari invece fra il 1650 e l'inizio del 1700 le macchie sono molto poche in certi momenti non ci sono proprio e sembra proprio che ci sia una assenza di, di ciclo solare questa osservazione viene tenuta un po da parte per per un po di tempo finché poi nel 1976 quindi abbastanza recentemente John Eddy pubblica un articolo su Science in cui analizza eh, questi dati su, sulle macchie solari su, e, le, e le correlazioni per primo anche con il clima del periodo precedente e, praticamente conferma appunto la, eh, la scarsità di queste macchie e fa una interessante mh, correlazione con il carbonio 14 presente in atmosfera. Perché? Diciamo, la, la, dura, quando ci sono molte macchie il Sole è molto attivo e quindi costituisce un, una, una, va a influenzare l'effetto dei venti solari, va a influenzare la nostra atmosfera, per la, eh, diciamo, la formazione di, di carbonio radioattivo che deriva dal, eh, dall'interazione di raggi cosmici che entrano nell'atmosfera. Se il sole è più debole c'è una minore difesa e quindi c'è una maggiore produzione di, eh, di carbonio 14 perché arrivano più raggi cosmici. Quindi fa una analisi. Sembra buffo, proprio ricostruendo qual era la, la concentrazione di carbonio 14 nel passato. Chi studia il clima eh, lo fa con metodi molto, molto, strani, molto originali, cioè si va a vedere cosa si sa, cosa si conosce eh, che è attribuibile veramente a una certa data del passato. Per esempio la legna. sempre la strada. Ci sono climatologi, glaciologi e persone che hanno studiato l'andamento del clima, che sono andate a ricostruire con la legna utilizzata per le costruzioni antiche, dalle cascine o dai tetti o dalle costruzioni storiche delle cattedrali, eccetera, sono andati a vedere eh, gli anelli di accrescimento che c'erano e da lì... Praticamente hanno ricostruito com'era il, il clima nel passato, capendo quali erano state stagioni particolarmente severe, rigide o siccitose, e trovando eh, praticamente il legname utilizzato anche magari in edifici storici antichi, sono, che non si sa di quando è esattamente quel palo che è stato usato per costruire il tetto, ma andando a guardare. Gli anelli di accrescimento si vanno a correlare con altre sequenze analoghe che sono datate, che si, che si conoscono e praticamente si è costruito a ritroso fino al Medioevo l'andamento del clima e si è potuto andare a vedere, anche analizzando quel legno, la concentrazione del carbonio radioattivo e quindi indirettamente andare a ricostruire l'andamento delle, delle macchie solari nel passato andando a cercare le, il legnano usato magari per costruire il tetto di una chiesa o di un palazzo storico. Quindi eh, Eddie analizza l'andamento del, del carbonio 14, eccetera, e lo va a correlare anche con le eh, indicazioni sull'andamento del clima di quel periodo. Alla fine quello che se ne deduce è che eh, il grande massimo che eh, si, vedeva, si vedeva qui in questa, in questa zona, il massimo diciamo, dell'attività eh, dell solare coincide con quello che è stato chiamato l'optimum climatico medievale. Che è fra l'800 e il 1200, in cui il clima era più caldo di quello che abbiamo oggi. Addirittura un, un grado, un grado e mezzo maggiore di oggi. Dopo il 1200, il clima diventa più fresco, e fra il 1550 e il 1850 avanzano i ghiacciai, c'è cioè la piccola era glaciale, che è proprio in corrispondenza del minimo di Mander. Allora, una eh, certezza che l'andamento del ciclo solare influenzi strettamente il clima non c'è, non c'è uno studio che possa dare una giustificazione eh, dettagliata. Però il sospetto che l'attività solare influenzi il clima c'è, proprio perché aumentando o diminuendo la, diciamo, la difesa dai raggi cosmici, gli strati alti dell'atmosfera vengano influenzati, quello dove c'è lo zono e cose del genere. Quindi può essere che un'influenza sugli strati alti dell'atmosfera vada ad alterare un pochino l'effetto serra e la riemissione, quindi potrebbe eh, influenzare il clima. Anche se oggi diciamo una una teoria, una spiegazione che e dimostri che questo è eh, veramente l'effetto, no, non ce l'abbiamo. Abbiamo accennato ai gas a serra e i gas a serra nel, nell'atmosfera ce ne sono e sono lo accennavo prima: principalmente l'anidride carbonica, il metano e anche il vapore d'acqua. Il vapore d'acqua. Ha un effetto serra, lo, lo sappiamo, ce ne accorgiamo quando ci sono le giornate nuvolose. Di notte la temperatura scende di meno, proprio perché eh, il vapore trattiene, aiuta a trattenere il calore. Eh, ma i principali attori in questo, in questo gioco sono proprio l'anidride carbonica e il metano. Il metano è mol, ha un effetto sul. Sull'effetto serra molto maggiore dell'analisi carbonica, dell'onore di 40 volte maggiore. Quindi piccole quantità di metano sono sufficienti a eh, alterare molto le, il clima. La cosa che vediamo, che notiamo, è che mentre il vapore d'acqua è una conseguenza, diciamo se il clima è più o meno caldo. Ma aumenta l'evaporazione del mare o diminuisce, anidride carbonica e metano sono i, eh, diciamo i veri motori, del, de, e sono legati al, al carbonio. È il motivo per cui spesso si parla di carbonio come elemento fondamentale per la vita, ma allo stesso tempo determinante per, eh, per il clima sulla Terra. E il carbonio, appunto essendo così importante, ha due cicli principali, che sono eh, uno geologico e uno biologico. Vediamo prima quello geologico. Il carbonio, lo sappiamo, viene emesso eh, dai vulcani sotto forma di CO2, quindi di anidride carbonica. Sappiamo che quando c'è un vulcano in eruzione c'è molto gas che viene rilasciato e che entra in atmosfera. Questo gas aumenta la concentrazione in atmosfera. Dopodiché si viene trascinato verso il mare perché eh, eh, entra in contatto con l'acqua, con la pioggia, con l'umidità e quindi scende a terra, ha delle reazioni con, eh, con le altre rocce, viene trascinato in mare. Viene trascinato in mare e eh, quando è in mare viene utilizzato dagli organismi che sono in mare. Il mare è ricchissimo di organismi molto... Coralli, il plancton e così via. Che si nutrono del, della CO2 del carbonio che trovano nell'acqua e che deriva da quello che incontrano nell'atmosfera. Quindi, questi eh, questi animaletti, chiamiamoli, pure, prendono le, il carbonio, lo utilizzano e ci sono eh, quelli che costituiscono i loro gusci e così via. Piano piano poi, quando muoiono, cadono e vanno sul fondo del mare. E quando arrivano sul fondo del mare si formano piano piano degli strati che sono rocce sedimentarie che hanno trattenuto parte dell'anidride carbonica che era in atmosfera. Successivamente ci sono i movimenti tettonici, le placche tettoniche si muovono, si spostano. Quindi questo carbonio che era stato sequestrato viene trascinato nelle profondità del mantello e ricomincia il giro. Quindi eh, il carbonio, l'anidride carbonica che viene emessa dai vulcani, in parte era sottoterra, emerge, entra in atmosfera, nel ciclo dell'acqua, eccetera, poi piano piano si deposita. Sui fondi e viene, viene e ricomincia il giro. Un giro che è molto lungo, diciamo il giro completo dura circa 200-300 milioni di anni. La cosa importante è vedere l'entità diciamo del carbonio che è involto in questo processo. Stiamo parlando di un, eh, una quantità che è fra 0,5 e 1 miliardi di tonnellate all'anno. Ecco, questo qui è un ciclo che è importante per il clima terrestre, è un ciclo che è cosiddetto bilanciato, nel senso che l'emissione le, mediamente è uguale alla quantità di carbonio che poi viene riportato in profondità. Quindi c'è questa emissione, quando c'è una grossa eruzione vulcanica c'è una grossa emissione di CO2 ma nel tempo poi ritorna e quindi non altera mediamente il clima. Ci possono essere momenti in cui ci sono tante eh, eruzioni che potrebbero alterare il clima, ma nel lungo periodo poi questo è un, è un carbonio che viene bilanciato. C'è poi invece il ciclo biologico del carbonio, che è molto che coinvolge una quantità molto più grande, 200 miliardi di tonnellate all'anno. In quello geologico siamo dell'ordine di 1, quindi questo è 200 volte maggiore. Ciclo che è molto più veloce, dura una, eh, alcune decine di anni ed è legato proprio allo sviluppo della vegetazione. La vegetazione cresce quando ecco, si forma il legno del, dei tronchi degli alberi non è altro che carbonio che viene assorbito dall'atmosfera, cioè non viene assorbito dal terreno, cioè la, la pianta cresce raccogliendo la CO2 che è in atmosfera e trasformandola in legno, quindi le, la pianta cresce, si sviluppa, raccoglie, sequestra carbonio, dopodiché inevitabilmente prima o poi la pianta cade, muore, tutti gli animali, funghi, vermetti, eccetera, la di, distruggono e quindi quel carbonio che veniva dalla CO2 dell'atmosfera ritorna in CO2 in atmosfera. Qui no, non si vede tanto bene in questa immagine, questo è il plankton, circa metà della fotosintesi della Terra avviene in mare con il, il plancton. Quindi metà è legata agli ecosistemi terrestri e metà a quello che noi in realtà vediamo molto poco che, che avviene in, in mare. Eh, ci sono stati però eh, dei momenti in cui l'atmosfera, vi dicevo, è, è in passato, nel, qui stiamo, stiamo parlando di tutta la scala della vita de della Terra, siamo a 3,8 miliardi di anni fa, questa è la quantità di, eh, di ossigeno presente in atmosfera, vedete che per circa 2 miliardi di anni l'ossigeno in atmosfera è stato quasi assente. Cioè l'atmosfera inizialmente della Terra era composta in gran parte di CO2, c'era dell'azoto. C'era tanto metano, ma non c'era eh, ossigeno. Da una parte è stata una fortuna, perché con il sole, con un'emissione molto più bassa, eh, se, ci fosse se non ci fosse stato il metano e l'anidride la carbonica, la temperatura sarebbe stata troppo bassa per lo sviluppo della vita. Quindi è stata una fortuna il fatto che quando c'era il sole più debole ci fossero molti gas serra in atmosfera. La vita, dobbiamo ricordare, che si sviluppa, si sviluppa quasi subito quando la terra si solidifica, però rimane a livello di organismi unicellulari o poco più per oltre 3 miliardi di anni, cioè tutto fino a circa 5-600 milioni di anni fa. La vita è relegata in mare ed è relegata con eh, esteri viventi semplicissimi a livello di monocellulari o poco più. Cioè non era una vita in mare, non so, un miliardo di anni fa, non è che fosse piena di meduse, di pesci, eccetera. Erano organismi eh, monocellulari, per cui era presente la vita, ma se fossimo arrivati a noi o degli esseri intelligenti a guardare avrebbero visto un ambiente totalmente sfoglio, eh, le terre emerse erano totalmente aride, non c'era vegetazione, non c'erano prati, non c'erano boschi, non c'era niente. Quindi iniziano a svilupparsi. Eh, poco più di 3 miliardi di anni fa si formano i cianobatteri, che sono dei batteri che producono come scarto ossigeno, cioè loro il loro metabolismo produce come gas di, di scarto l'ossigeno. E ne producono, non producono tanto, però questo ossigeno eh, non si accumula in atmosfera, non si accumula in atmosfera perché inizialmente inizia a reagire essendo estremamente attivo con tutto ciò che incontra. Quindi, con le rocce, le trasformazioni geologiche e soprattutto inizia piano piano a mangiarsi il metano. Quindi, si ritiene che la, eh, la palla di neve di 2 miliardi e 400 milioni di anni fa sia legata proprio al fatto che inizia a essere rilasciata una quantità importante di ossigeno che piano piano reagisce. Con il metano presente in atmosfera lo ossida, quindi produce CO2, ma il metano è molto più efficiente nel, nel, come effetto serra, per cui fa crollare la quantità di metano e l'atmosfera si raffredda e la Terra gela e ghiaccia, e, e c'è il primo episodio di terra a palla di neve. Poi non si non sa esattamente come esce da, dall'effetto palla di neve dopo da qualche milione di anni, riprende una temperatura normale 600 milioni di anni fa un nuovo episodio e l'episodio di 600 milioni di anni fa si ritiene che sia legato al fatto che i continenti si erano quasi tutti raggruppati, e casualmente in quel momento si trovavano in prossimità dell'equatore. Allora, dei continenti molto raggruppati in prossimità dell'equatore, ehm, continenti che non sono ricoperti di vegetazione, perché la vita non è ancora arrivata a colonizzare le, le terre emerse, quindi hanno una grossa albedo e quindi. Proprio nella zona dove c'è maggiore quantità di radiazione c'è una grossa albedo e quindi la temperatura mediamente scende e quindi si forma di nuovo la, la terra paladine. Ecco, questo qui il, il disegno, la, una ricostruzione di come probabilmente erano i continenti. Quando si stava per, per sviluppare quel, quel momento di terra palla di miele. Questo episodio, appunto, del, eh, che vi accennavo prima della, del maximum, del massimo termico, si ritiene che è molto più recente, siamo a 55 milioni di, di anni fa. Um, questo è un momento in cui probabilmente ci sono stati eh, c'è stata la formazione dell'oceano atlantico cioè la spaccatura dell'oceano atlantico con grosse eh, quantità di emissioni di eruzioni vulcaniche potrebbe aver rilasciato grosse quantità di CO2 in quel momento e quindi potrebbe aver fatto innalzare in quel periodo in maniera molto rapida la temperatura sulla, sulla Terra. Adesso una piccola parentesi, perché può nascere la domanda, no? Eh, come si fanno a ricostruire le glaciazioni? Perché vi ho dato per scontato che ci sono state delle glaciazioni del passato, l'abbiamo accennato anche adesso: la Terra palla di neve, no? E però lì che non abbiamo le carote di ghiaccio di 600 milioni di anni fa, non esiste più. Allora, come si fa a capire quando c'è stata una glaciazione, com'era il clima così in passato? Qui si gioca tutto sui, sugli isotopi: cioè l'ossigeno può essere presente in eh, diversi isotopi che sono principalmente quelli più stabili, sono l'ossigeno 16 e l'ossigeno 18. Eh, l'ossigeno 16 che vediamo qui sulla sinistra è quello che è la stragrande maggioranza dell'ossigeno, cioè il 99,7% dell'ossigeno, quello che respiriamo, quello che troviamo in giro, è ossigeno 16. Poi c'è un, circa lo 0,2% che è ossigeno 18. Però questo ossigeno è quello appunto che respiriamo, è quello che costituisce tutto quello che vediamo intorno. È importante perché è quello che costituisce l'acqua di mare. Allora cosa succede? Nell'acqua di mare c'è cioè una certa proporzione di ossigeno 16 e ossigeno 18, appunto questo 99,7 a 0,2 no? come proporzione però l'ossigeno 16 è un pochino più leggero, quindi anche il vapore o l'acqua che è formata con l'ossigeno 16 è un pochino più leggera di quella formata con l'ossigeno 18. Quindi quando c'è l'evaporazione dal mare, normale appunto per la temperatura del, del mare, prevale la quantità di ossigeno. 16 che, che evapora rispetto all'ossigeno 18 quindi se andiamo a vedere la pioggia la neve che si forma c'è un po più ossigeno 16 rispetto all'ossigeno 18 cosa succede che quando ci sono periodi molto freddi e quindi si formano ghiacciai glaciazioni il livello del mare scende praticamente il mare si svuota dell'ossigeno 16, che è più leggero e si va a, a concentrare nei ghiacciai e rimane più alta la concentrazione di ossigeno 18. Siccome poi ci sono i, i depositi sedimentari legati ai foraminiferi, eccetera, che si nutrono di quello che c'è presente nel, nel, nell'acqua del mare, se noi andiamo a vedere il, praticamente gli strati di sedimenti in corrispondenza delle glaciazioni troviamo che c'è una quantità di ossigeno 18 maggiore rispetto ai periodi caldi quando non ci sono ci sono pochi ghiacci perché a quel punto l'ossigeno 16 scende in mare quindi quando il livello del mare sale perché i ghiacci si sciolgono c'è più ossigeno 16 la proporzione è leggermente diversa e questa la rivediamo appunto andando poi nelle rocce che sono rocce sedimentari che possiamo vedere a distanza di milioni di anni. Quindi in questo manteniamo una, una traccia e indirettamente riusciamo a risalire come era il, il clima in, nel passato. Poi ci sono i meccanismi di amplificazione sulle variazioni del clima e qui arriviamo al titolo. Della, della conferenza il ghiaccio che brucia eh, per esempio uno eh, dei, dei meccanismi di amplificazione è proprio il fatto che si scioglie il permafrost terreni che sono alle alte latitudini che sono perennemente ghiacciati sono ricchi di materia organica e quando il clima diventa più caldo si sciolgono questi, questi ghiacci tendono a sciogliersi e questo permafrost, che è un terreno ghiacciato, si scioglie e rilascia questa materia organica che contiene, che quindi prosegue il suo normale ciclo di decomposizione. Per cui rilascia CO2. Ma ci sono questi esempi, appunto, di eh, si chiamano idrati di metano, platrati, che sono. Eh, diciamo molecole di metano intrappolate nel reticolo cristallino del ghiaccio, che, che derivano appunto dalla, dalla materia organica che era presente nel ghiaccio del permafrost. E viene rilasciato anche questo metano, e quindi contribuisce, amplifica il, il meccanismo di riscaldamento. Viene chiamato ghiaccio che brucia perché questi. Idrati di metano, quando si scioglie, se si, da, se si accende questo ghiaccio, rilascia il metano e quindi brucia il. Si vede proprio il metano. Ci sono anche dei video anche su internet dove si vede il ghiaccio che, che prende fuoco. Prende fuoco perché contiene al suo interno del metano. Quindi questi sono meccanismi di amplificazione. Il clima cambia, si scalda e più si scalda, più, più viene amplificata la variazione, perché si scioglie il ghiaccio, viene rilasciata materia organica, viene rilasciato del metano. Vedete, nel, cose che appaiono in Siberia, per esempio, queste grandi buche enormi che sono più, più o meno a forma conica, dove si è iniziato a sciogliere il ghiaccio, il permafrost, il... Ci sono delle quantità di metano che erano intrappolate sotto che vengono rilasciate e ci sono delle porzioni di terreno che in realtà era ghiatto ricoperto e quindi piano piano si, si scioglie e precipita. Poi abbiamo eh, fra diciamo i le varie teorie c'è cioè stata anche la teoria di Milankovic per spiegare i cambiamenti climatici. È stato, diciamo, fuori il primo che è andato a eh, considerare, a, a, ad associare una possibile sorgente astronomica nelle variazioni del, del clima, eh, con variazioni appunto de, delle centricietà dell'orbita, le. Eh, il, quello che abbiamo visto, la variazione del, dell'asse terrestre e così via. Eh, diciamo, questi sono tutti i meccanismi che vanno ad amplificare quello delle oscillazioni, eccetera, vanno ad amplificare meccanismi che sono già in atto. E fra i meccanismi di amplificazione ne abbiamo uno che è quello ghiaccio, albedo, temperatura. Cioè abbiamo che una temperatura più alta, fa sì che ci sia meno ghiaccio il fatto che c'è meno ghiaccio l'albedo della terra è minore quindi vedete zone che prima riflettevano bene eh, riflettevano bene la, la radiazione diventano terreni scuri quindi è maggiore il calore che viene assorbito è maggiore il calore assorbito e la temperatura si alza quindi questi processi sono processi che amplificano le variazioni. Quindi ritrovare poi un equilibrio diventa sempre più difficile perché è un equilibrio che appena ci si muove c'è un processo di amplificazione che, che tende a enfatizzare la, la variazione. Un altro effetto una, di, di amplificazione, temperatura più alta, meno ghiaccio sono presenti più paludi e nuova vegetazione. Pensiamo non tanto ai nostri ghiacciai che appunto non, non sono in montagna, ma le zone del Canada, della Siberia, la Groenlandia, dove ci sono terreni pianeggianti, grandi estensioni che si allagano, si formano pianure, eh, paludi e quindi sviluppo di nuova vegetazione e, e quindi nuova emissione di CO2 legata all'aspetto bio, all biologico. Materiale organico che è intrappolato e che si libera. No? E quindi a sua volta di nuovo temperatura più alta. Quindi eh, gli effetti sono, sono importanti. Questi effetti di amplificazione possono essere determinanti nel decidere che cosa succede subito dopo. In scena, però, negli ultimi 10.000 anni sostanzialmente c'è un nuovo attore che, eh, che influenza il clima diciamo, sfrutta, si sviluppa proprio perché il clima è favorevole, si sviluppa la civiltà, si sviluppa eh, l'agricoltura, l'allevamento. Però, come sappiamo, nel, negli ultimi 200 anni eh, scopriamo quanto sono comodi i combustibili fossili e iniziamo a utilizzarli, a bruciarli tantissimo. Vedete quello che, che vi accennavo prima? Eh, ne, negli ultimi centinaia di anni il clima, pur essendo caldo, tende, tendeva leggermente a raffreddarsi. Però è, questo, è un in, questo è un ingrandimento di, di quest'ultima parte. Con un clima più caldo e più stabile. Quindi arriva Homo Sapiens è il nuovo attore che interviene sulla variazione del, del, del clima. E quello che vi accennavo prima, dalle diverse analisi nelle carote di, dei ghiacciai, si è andate a ricostruire negli ultimi migliaia di anni la quantità di. Eh, CO2 contenuta nell'atmosfera. E vedete che qui siamo 8000 anni fa, qui siamo praticamente al giorno d'oggi, è leggermente salita, ma praticamente si è mantenuta costante, intorno a 280 ppm per migliaia e migliaia di anni, finché c'è stato negli ultimi anni un incremento rapidissimo e ecce proprio eccezionale. Abbiamo siamo passati da 280 ppm a 420. Diciamo che negli ultimi eh, 100 anni abbiamo aumentato del 50% la quantità di CO2 presente in atmosfera. Quindi stiamo parlando di ppm ma c'è un 50% di CO2 in più, quindi è tanto in più. Questa qui è un pochino ingrandita, dagli anni 60 è stata eh, tracciata quella che viene chiamata la curva di Keeling, Killing era questo studioso che è andato alle Hawaii a installare una stazione per misurare la quantità di CO2 in atmosfera. È andato alle Hawaii proprio perché riteneva che fossero molto lontane da, da altri territori, altre zone che possono essere sorgenti eh, di CO2, come le grosse città, le grosse zone industriali, e ha misurato. Costantemente un aumento. C'è un andamento annuale, c'è un che è legato proprio al fatto del, al ciclo biologico della CO2. Eh, siccome le, i, le terre eh, emerse sono prevalenti nell'emisfero nord, c'è una maggiore eh, influenza del, dell'emisfero nord sul fatto che in questa stagione viene rilasciata più CO2 perché la vegetazione eh, non si sta sviluppando, anzi cadono le foglie e così via, mentre c'è un maggiore assorbimento quando c'è la primavera da, da noi perché eh, il fatto che tutta la vegetazione dell'emisfero nord cresca quasi contemporaneamente aiuta ad assorbire. Questa qui è una studiosa del metà dell'Ottocento che ho, ho indicato proprio perché è stata la prima che ha fatto uno studio in cui si è resa conto che eh, la CO2 è in grado di assorbire la radiazione infrarossa. Non l'aveva ancora eh, correlato proprio con i eh, cambiamenti climatici o con l'atmosfera terrestre, però Eunice foote Newton... Nel 1856 scrive: eh, dice che un'atmosfera di questo gas, intendendo la nitride carbonica, eh, potrebbe dare alla Terra un'alta una, uh, un temperatura. E è la prima che, che, che lo ipotizza. Forse perché non aveva tanta pubblicità, tanti legami, o perché forse era una donna, non viene considerato questo. Meno non viene molto preso in, in considerazione questo questo studio, ma tutto sommato neanche una cinquantina d'anni dopo, nel 1902, Svante Arrhenius eh, nota che l'utilizzo del combustibili fossili rilascia molta CO2 e dice che questo potrebbe portare a. Un, eh, un, un riscaldamento de, dell'atmosfera, lui ipotizzava in alcune migliaia di anni. Quindi il fatto che eh, la CO2 possa avere un effetto sul clima, lo sappiamo e lo sappiamo da più di cento anni, no? diciamo da, da, dallo studio di Sparterreus. La cosa interessante è quello che sta succedendo adesso. Abbiamo detto che abbiamo un ciclo biologico perfettamente bilanciato, che è di circa 200 miliardi di tonnellate di carbonio all'anno. Ed è bilanciato perché eh, tanto cresce quanto, quanto viene assorbito, tanto viene rilasciato. Il ciclo geologico è circa una gigatonnellata e anche questo abbiamo detto che è bilanciato, nel senso che... Mediamente quello che viene, che si seppellisce, è tanto quanto viene emesso. Quello che non è bilanciato è l'effetto umano. Che nel 2021, statistiche che sono andato a, a trovare, sono 9,9, sono quasi 10 cioè miliardi di tonnellate all'anno. Consideriamo sono dieci volte più delle emissioni geologiche, però c'è un piccolo particolare, questo non è bilanciato, cioè questo è carbonio che viene rilasciato in atmosfera e non viene compensato, non viene assorbito da niente. Quindi mentre il ciclo biologico e il ciclo geologico sono bilanciati, queste sono emissioni nette che entrano in atmosfera. E anche qui abbiamo di nuovo un altro, eh, un altro studio con gli isotopi. Perché è importante? Perché abbiamo visto che aumenta la quantità di CO2 che è presente in atmosfera. Però qualcuno potrebbe dire sì, vabbè, però... Abbiamo visto, ci sono eruzioni vulcaniche, ci sono eh, effetti biologici, eccetera. Perché ti devi tanto preoccupare? Sono cose che sono successe, sono successe in passato, abbiamo visto. E qualcuno dice, forse vuole un pochino farsi perdonare e dire, no, non è colpa nostra, no? E però qui un piccolo dettaglio è... Una firma, c'è una firma e c'è una firma di nuovo nel negli isotopi. Questa volta confrontiamo gli isotopi del carbonio, il carbonio 12 e il carbonio 13, il 14 è quello radioattivo che viene usato per le datazioni, eccetera. Invece abbiamo il carbonio, quello normale, appunto, che è nell'atmosfera, nella CO2, negli alberi, nel, nelle rocce, eccetera. In gran parte. 98,9% è carbonio 12. Normalmente il carbonio che c'è è carbonio. C'è un 1% che è carbonio 13, che è chimicamente uguale. Eh, produce gli stessi composti, le st stesse reazioni chimiche, tutto quanto, però è leggermente più pesante. Ha un neutrone in più nel suo nucleo. Cosa succede? La materia organica. Quindi le piante, sostanzialmente, hanno una certa preferenza per il carbonio più leggero. Cioè, se facciamo il rapporto fra carbonio 13 e carbonio 12 nelle piante scopriamo che è un pochino più basso del rapporto che c'è fra il carbonio 13 e il carbonio 12 nell'atmosfera. Vuol dire che le piante preferiscono il carbonio 12 e quindi assorbono più volentieri il carbonio più leggero. La materia organica, quindi anche gli esseri viventi, gli animali, tutto, siccome si nutre direttamente o indirettamente di eh, vegetazione, al suo interno ha la stessa proporzione delle piante. Cioè, se noi andassimo a analizzare il carbonio che abbiamo nel, nei nostri tessuti, troveremmo che è lo stesso che, che hanno le piante, perché mangiamo l'insalata, mangiamo la carne che a sua volta la mucca ha mangiato il fieno e così via. E i combustibili fossili, petrolio, gas, car carbone, che rapporto hanno? Loro contengono tanto carbonio. Che proporzione hanno? Hanno la stessa delle piante, perché derivano da materia biologica che è stata sepolta e si è trasformata. Quindi, eh, il, carbonio, il rapporto del carbonio 13-12 che troviamo nella materia organica è lo stesso che troviamo negli animali, è lo stesso che troviamo nel carbonio dei combustibili fossili. E allora andiamo di nuovo ad analizzare i, le bolle di, di, di gas intrappolate nel ghiaccio e troviamo che nel passato il rapporto fra carbonio 13 e carbonio 12 si è mantenuto cost praticamente costante, qui dall'anno 1200, 1400, eccetera, eccetera, a partire dal 1800 questo rapporto precipita e crolla. È segno che il carbonio che sta entrando in atmosfera è di origine, diciamo, indirettamente delle piante e questo è proprio in corrispondenza dell'aumento dell'utilizzo del, del carbone e poi successivamente del petrolio e del gas. E vediamo che quando inizia a salire la, la, in nero... La quantità di CO2 in atmosfera crolla il rapporto fra carbonio 13 e carbonio 12. Quindi, questo qui è proprio la firma che l'origine dell'aumento della CO2 che abbiamo in più in atmosfera è legata all'attività umana. E questo lo vediamo. Nel, eh, nell'aumento della temperatura media recentemente no? negli ultimi anni dal partire dal 1880 le misure più precise vediamo che la temperatura è già salita è salita di oltre un grado è salita oltre un grado e uno può dire vabbè ma un grado adesso si parla tanto degli obiettivi un gra... contenere entro un grado e mezzo l'aumento di temperatura no? E sembra poco è poco un grado perché uno se esce di casa domani mattina c'è un grado in più diciamo dice ma io mi vesto uguale non, non cambio la giacca perché c'è un grado in più quindi perché cambia questa preoccupazione sul, sull'aumento di temperatura questi qui sono dati non è una simulazione forse un po piccolo nella colonna di Sinistra abbiamo le medie dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, quindi mesi invernali, che da noi sono invernali, e nella colonna di destra, eh, giù... Guardate queste, le, le prime due immagini, le variazioni di temperatura registrate rispetto al, eh, al periodo 81-2010. Scusate, il periodo 1951-1980, quindi questi 30 anni, confrontati con l'81-2010, cioè con 30 anni successivi. E questi sono gli aumenti di temperatura. Vedete, nel cuore dell'Asia, nel, nel periodo invernale, la temperatura è aumentata di oltre 2 gradi nel nord dell'America, del Canada, l'Alaska, le zone polari, più di due gradi in più. Eh, rimane più o meno costante la stessa qui nel cuore del Sahara, ma nei mesi estivi, vedete, l'area del Mediterraneo è più calda, più calda di oltre un grado. Quindi, questo sono invece le eh, le variazioni, le variazioni, eh, la, la variabilità del, all'interno de, del periodo, mentre in basso c'è la, la, la frequenza delle stagioni con temperature al di sopra. Quindi vediamo che questo, questo grado, grado e mezzo che si è già registrato, in realtà non è omogeneo, non è una distribuzione omogenea su tutta la terra non è omogeneo nelle varie stagioni non è che abbiamo sempre un grado in più da tutte le parti abbiamo zone nelle quali la temperatura è aumentata anche di 6-7 gradi e questo è di nuovo eh, dati dati misure quindi quello che è già successo eh, fra il 1960 e il 2015 Abbiamo eh, la variazione delle precipitazioni, quindi delle piogge, a livello annuale, nella immagine di sinistra, d'estate a destra. Vedete che abbiamo delle zone in cui la, la, le precipitazioni, colori sul rosa, sono diminuite e zone invece in nord Europa dove sono un pochino aumentate. Ma soprattutto d'estate ci sono zone in cui, e l'Italia è uno di questi posti, in cui la, le precipitazioni sono molto diminuite. Quindi l'effetto di questo cambiamento di un grado, un grado e mezzo, porta delle stagioni che non sono più quelle che conosciamo. Quindi abbiamo stagioni che magari sono molto più secche, più calde, più siccitose. Ci sono moltissimi dati. Se uno va a cercare report eh, dell'Unione Europea, del, dell'IPCC e così via, eh, l'umidità dei terreni. L'umidità dei terreni: vedete che in Europa, almeno centro e nord Italia e eh, la Francia, la, 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 la Francia del sud, la Spagna, tendono ad avere terreni più, più aridi, più secchi. Più secchi vuol dire non so, più difficoltà nelle coltivazioni, vuol dire più difficoltà anche nell'ambiente naturale che abbiamo. I classici boschi, prati, pascoli, eccetera, che vanno in maggiore sofferenza. Poi abbiamo maggiore rischio di eventi estremi. Lo abbiamo visto già l'estate scorsa, è stata molto calda, molto siccitosa per un periodo molto lungo, però poi quando all'estremo, quando arrivano le piogge, lo vediamo con le bombe d'acqua, eventi eh, più violenti, maggiori quantità di piogge concentrate in poco tempo, con alluvioni, frane e così via. Il rischio di incendi, il rischio di siccità, questa è una foto di un paio d'anni fa, un, quello che viene chiamato il Medicain, cioè un uragano nel Mediterraneo, hanno un'origine leggermente diversa, però un vortice che persiste per alcuni giorni e questi eventi diventano più frequenti, mentre anni fa era totalmente, diciamo. Molto raro, imprevedibile, e adesso di tanto in tanto si, si formano anche ogni due o tre anni si iniziano a formare questi, perché il mare è più caldo, c'è più umidità, c'è più energia. Un altro effetto: l'aumento del, del livello del mare. Questo qui è già misurato. Misure da, fra il 2003 e il 2014 eh, è in millimetri, però vedete un andamento che eh, porta circa qua, quasi 4 millimetri di aumento all'anno. Ci sono aumenti di livello del mare per due motivi, si sciolgono i ghiacciai e i ghiacci soprattutto an Antartide e Groenlandia e l'acqua è più calda, quindi si espande, quindi occupa un pochino più volume, quindi aumenta maggiormente il livello. Mi pare che, eh, che finora sia già cresciuto di una trentina di centimetri il livello del mare rispetto all'era preindustriale. E 30 centimetri, diciamo noi che siamo a Genova, praticamente non ce ne accorgiamo, cioè il mare lo vediamo in porto, ma dici ma se è 30 centimetri più alto il molo è alto un paio di metri cioè non ce ne accorgiamo e qualche uno pensa ma sì, si aumenta un po il livello del mare le isolette del pacifico gli atolli eccetera eccetera e in realtà eh, una cosa che mi veniva in mente in questi giorni c'è stata il Mose a Venezia che è intervenuto per evitare l'acqua alta. E la, la, la marea più alta del, storica del, del, di Venezia è, mi pare, intorno al 1,60 m, una cosa del genere. E, però, insomma, per fine secolo è previsto che il livello del mare aumenti di altri 60 centimetri. Allora, quella che era una marea eccezionale che aveva sommerso la città, eccetera, eccetera, se la base di partenza del livello del mare è 60 centimetri più alto, eh, diventa un qualcosa che è più frequente. Mi domando ma chi ha progettato il Mose ha pensato che il livello del mare fra 30 anni sarà più alto? Cioè, noi facciamo delle proiezioni, diciamo, nel 2100 sarà poi auguro a tutti di esserci ma probabilmente non ci saremo però il 2100 non è così lontano i bambini che nascono adesso nel 2100 ci saranno a, a vivere quel, quella situazione però non, non è che non succede niente per 70 anni e poi nel 2090 nel 2100 aumenta il livello del mare nel 2050 sarà già 30-40 centimetri in più di adesso, e i bambini che nascono avranno 30 anni, cioè il, la loro vita la affronteranno con un clima, un ambiente che è già cambiato. Eh, abbiamo il Banco, eh, vivono attualmente più di 120 milioni di abitanti, è tutto a livello del mare, aumenta di 50-60 viene alluvionato in gran parte eh, non è che si può vivere sulle palatine ci saranno migrazioni allora migrazioni in, in zone che sono in conflitto no eh, per esempio un, cambiano le, le precipitazioni una cosa interessante che è stata studiata eh, proprio a cavallo fra pakistan e india c'è cioè l'indo fiume che nasce da, dal Karakorum e scende, nasce in Cina, attraversa l'India e il Pakistan e eh, arriva in mare. La vita del Pakistan, l'agricoltura, si basa sull'Indo, ma prima passa in Cina e passa in India. Se le precipitazioni diventano più scarse, c'è cioè maggiore siccità, eh, l'interesse andarsi a prendere l'acqua dell'India e, del, e della Cina che sono a monte molto forte metteranno a rischio la, 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 la vita l'agricoltura del pakistan sono tutte nazioni che hanno la bomba atomica e che sono già in conflitto quindi noi adesso pensiamo un grado di temperatura in più mi vesto uguale ma a livello planetario insomma, succedono rischi mol, molto grandi molto consistenti piccola, vabbè, questo so, è un altro studio che è del IPCC, eh, sono tutti concordi che eh, gli estremi, più, questa è una rappresentazione del, delle varie regioni del mondo eh, con tutti questi esagoni, però allora il colore marroncino rosso dice che ci sono già osservati una sono tutti concordi nel vedere, MED è la zona del Mediterraneo, eh, un, un, un aumento degli estremi, degli estremi caldi. Eh, e la confidenza dei dati con tre pallini è molto alta, quindi praticamente sono tutti concordi nel, nel, nel vedere che c'è questo cambiamento già registrato. Eh, poi, per quanto riguarda invece la siccità nel, nell'agricoltura, eccetera, comunque c'è un aumento nella zona del, del Mediterraneo, del, del Vicino Oriente, anche in Europa occidentale. Su altre zone c'è un po' meno concordia ne, nei dati, però sono tutti dati che influenzano. Velocemente, le precipitazioni. Pre, questa è una previsione, è una previsione. Per fine secolo, però fra il 2071, che è lontano, ma appunto: fra 50 anni i bambini che sono nati o che vanno a scuola saranno adulti in quel periodo. Quindi le piogge aumenteranno molto a livello annuale nel nord Europa, nella Scandinavia verso la Russia. Dalle nostre parti più o meno resteranno uguali, diminuiranno sensibilmente nel. Sud Italia, nel sud della Spagna, in Spagna e così via. Però vi dicevo, non saranno variazioni eh, omogenee. D'estate la variazione è molto più forte. Già in, in, dalle nostre parti, nord-ovest, nord Italia, siamo intorno al 20-30% di precipitazioni in meno. Addirittura nella penisola iberica, siamo fra il 30 al 40%. Il 40, oltre il 40% il Portogallo e così via. Ma se le precipitazioni da noi mediamente nell'anno sono uguali ed estate abbiamo un 20-30% in meno, vuol dire che le, che le precipitazioni si concentrano negli altri mesi. Quindi, maggiori eventi estremi, rischio di alluvioni, di frane, di interventi. Su, su territori che sono già fragili, che sono già in difficoltà, che sono molto urbanizzati e così via. Eh, guardate, il Nord Africa nel corso di tutto l'anno avrà un 20-30% di precipitazioni in meno, che sono già poche, sono già scarse. Un pochino meno, diciamo, nel, nell'estate forse un po' più omogenee, però ci sono ampie zone del Nord Africa che diventeranno non più vivibili, non più abitati. Allora le migrazioni non saranno più di qualche migliaio di persone, ma pensate, nella cartina non c'è, pensate cosa succede se, se diventa molto più arida la zona del delta del Nilo. Ci, so, ci abitano centinaia di milioni di persone. A quel punto diventa inevitabile uh, una migrazione di massa. Quindi, questi effetti sul clima diventano effetti devastanti nel momento in cui poi diventano variazioni de, proprio nel, nell'assetto geopolitico del, e sociale. Questo una. Andiamo velocemente, però. Eh, L'andamento delle, delle terre bruciate Le terre, aumenta il rischio di incendio. Questo qui se non succede nulla, diciamo se l'ambiente rimane quello che è, nel caso di un aumento di un grado e mezzo di due gradi, e in basso nel caso di aumento di tre gradi della temperatura. Vedete che la zona della Spagna, la, le zone bruciate aumentano moltissimo, come aumentano anche dalle nostre parti. Però, se il cambiamento riusciamo a farlo piuttosto lentamente, riusciamo a rallentare, diamo tempo all'ambiente di adattarsi. E allora il nostro mondo diventa un pochino diverso, i danni sono un po' minuti. Se per esempio la zona del centro Italia che diventa molto più secca e più arida, iniziamo a trasformare, diamo il tempo che la vegetazione che adesso è nel sud, tipo in Sicilia, in Puglia, in, in Calabria, Riesce a colonizzare le zone del centro Italia. Allora c'è un maggiore adattamento del, dell'ambiente e gli effetti delle, delle terre bruciate diventano, diventano minori. Poi ci sono le instabilità inattese, quelle che, che vede, accennavo prima: lo scioglimento del permafrost, eh, quindi il rilascio di CO2, di altro metano. Questi sono dei, eh, dei coralli che diventano più bianchi perché aumenta l'acidificazione dei, dei, dei mari. Con maggiore quantità di CO2 i mari diventano più acidi. E non è solo il corallo che diventa più bianco o meno bello da vedere, ci sono anche effetti sul plancton, su, sugli, sugli esseri che lo costituiscono che risentono del fatto che ci sia maggiore acidità. Se manca la catena del plancton, se almeno diminuisce la disponibilità, diminuisce non solo la biologia del mare, ma anche la quantità di, di animali, di pesci che vivono e quindi tutta la catena legata al mare. Quindi, per avvicinarci alla conclusione. Un messaggio di razionalità. Non vorrei avere spaventato nessuno. Un messaggio di, eh, di razionalità. Abbiamo visto che la Terra ha vissuto periodi eh, con un clima molto diverso, con temperature molto più alte e temperature molto più basse, eh, clima più freddo, più arido, più, 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 più piovoso. Quindi il clima cambia, ormai ce ne rendiamo conto. Però non finisce il mondo. Il mondo non finisce. Eh, allora, da una parte non è sbagliato negare il cambiamento, il cambiamento c'è, è misurato e, e si vede. Quindi eh, l'estremismo di negare del negazionista no, non ha senso. Non ha neanche senso pensare che il mondo finisca domani perché la temperatura è più alta il mondo il, tuo, il suo equilibrio lo trova ce l'ha e lo troverà però la cosa importante è che a noi esseri umani questo nuovo equilibrio va bene o non va bene cioè, ci sarà un nuovo equilibrio si raggiungerà ci piace o non ci piace quindi che cosa fare che cosa fare è chiaro che il cambiamento c'è e lo vedremo sempre di più quello che si dovrebbe fare più che altro bisognerebbe ridurre le emissioni di CO2 ridurre ma drasticamente abbiamo visto che emettiamo circa 10 miliardi di tonnellate di carbonio il ciclo biologico è di 200, quindi ne stiamo emettendo veramente tanto dovremmo ridurre Ridurre rapidamente, ma soprattutto ridurle tutti, no? perché questo non è una, un alibi per dire siccome gli altri non lo fanno, non faccio niente io. Però ci vorrebbe un convincimento a livello mondiale che questo è un problema che riguarda tutti. Ci vorrebbe un uso di energie rinnovabili perché eh, aiutano a ridurre le emissioni. Per quello che si può fare,. Ci sono alcuni progetti molto iniziali di cattura e stoccaggio della CO2, cioè andare a raccogliere la CO2 che è nell'atmosfera e sequestrarla. Non sono progetti facili, sono stati quasi tutti fallimentari finora, però questo ci aiuterebbe a comprare tempo, per avere un po' più tempo per ridurre l'impatto. Cosa importante che, su cui forse non c'è sensibilità finora, eh, tecniche di gestione dell'acqua. In, in un mondo che sarà molto più arido, eh, non si può gestire l'acqua all'antica, non si possono avere i canali di irrigazione che perdono e che disperdono la maggior parte dell'acqua, non si possono avere i, i, i acquedotti che, che perdono, insomma, perché l'acqua è sempre sempre più preziosa una cosa che vi vorrei far vedere è questa adesso io spero di non fare perché in sala aumento l'audio non so se riuscirete però vi faccio vedere un video se lo trovo Il fatto che, ci fosse, che vi avessi fatto vedere Giulia Robert è perché questo qui è un video che è in inglese, ma ci sono i sottotitoli. Eh, è letto da Giulia Robert, che impersona la, la natura. Quindi forse non si sentirà, forse lo sentirà meglio che, che a casa dura un due minuti però ci sono i sottotitoli Some mi chiamano nature Others call me mother nature I've been here for over four and a half billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I've starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests—they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether. You regard or disregard me doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Ecco qua, questo è il, 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 il finale. La natura trova il suo equilibrio, va avanti. Siamo, siamo noi che dobbiamo essere pronti a, ad affrontare il, il cambiamento oppure no. Scusate, adesso stavo cercando. Volevo... volevo ritornare alla presentazione ecco quindi se, se vi interessa sul, sul link di youtube c'è eh... per chi è interessato a questi argomenti ecco vi do i consigli le letture i consigli per le letture eh, questi qui sono un, un libro molto bello, eh, molto interessante, scritto da un ricercatore del CNR che si chiama appunto Antonello Provenzale, Coccodrilli al Polo Nord e Ghiaccia all'Equatore, storia del clima della Terra dalle origini ai giorni nostri. È scritto veramente bene a livello... Eh, divulgativo ma preciso, anche scritto con un bel italiano, quindi eh, è un bel libro che mi, di, mi sento di, di consigliare. Eh, tante delle cose che, che ho detto questa sera le ho prese proprio da, da questo libro. E poi ce n'è un altro libro che ha un titolo che inizialmente mi aveva un po' eh, fatto pensare. Però in realtà non è di un negazionista perché eh, si intitola Viva la CO2. Possiamo trasformare il piombo in oro? In realtà, questo qui è un libro molto bello. Anche questo perché racconta tutti gli aspetti nel quale la CO2 interviene nella nostra vita. Nella vita... E poi, ovviamente. C'è anche il riferimento al, al, all'aumento della CO2 in atmosfera, al cambiamento climatico che ne comporta, però c'è eh, tutto l'aspetto di, di come la, la, la CO2 interviene e influenza la nostra vita. Quindi questi qui sono i due libri che se avete voglia di leggere si leggono veramente bene. Eh. E con questo spero di darvi, di lasciarvi un messaggio di positivo per, per il futuro. <ride> No, spero di non aver spaventato nessuno. No, Quelli sociali sono importanti, so, so, saranno molto difficili e forse non ci rendiamo ancora conto di cosa potrebbe succedere perché l'agricoltura, le zone non vivibili, la gestione dell'acqua, la carenza di acqua diventerà importante. Grazie a voi dell'attenzione. Ah, grattis, grattis.